Amiche e amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessandro Montano per questo appuntamento di martedì 13 dicembre 2022 di Punto Nuovo Sport Show, un giorno in cui si torna a respirare sì la pioggia ma anche l'aria mondiale. Buongiorno Giovanni Annunziata. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, sì, finalmente di nuovo calcio giocato. Io non vedo l'ora ogni volta che si torni in campo, anche se si manca soltanto da uno, due giorni. Io non vedo l'ora di vedere ogni volta un'altra partita. Finalmente adesso c'è la semifinale, finalmente l'Argentina arriverà in finale per giocarsi questo mondiale e vincerlo. Complimenti a Messi. Sì, vedi, già Giovanni Annunziata che se la piange. Dopo poi racconteremo anche con Pietro De Concilis un po' le nostre previsioni su Argentina-Croazia. Oggi in programma alle 20 e Francia-Marocco. Domani in programma alle 20. Questa è anche l'ultima settimana del mondiale in Qatar, perché sabato 17, quando poi alla sera ci sarà Napoli-Villarreal, amichevole del Maradona alle 20:45, invece alle 16 ci sarà la finale terzo quarto posto e poi la finale, quella per la Coppa del Mondo, domenica 18 alle ore 16. Vi ricordo il 380 127 2000 nel mentre che partiamo subito con i nostri ospiti al telefono per tutti i vostri messaggi. Partiremo con un collegamento anche molto importante, soprattutto in chiave salernitana, perché ieri è arrivato lo stop, l'ennesimo muscolare per un altro pezzo da 90 di Davide Nicola. Si è fermato Giulio Maggiore, una lesione al quadricipite, verosimilmente sarà costretto a dover saltare anche la gara contro il Napoli a gennaio inoltrato, ma tra un po' poi faremo anche la conta degli assenti. Però è un Napoli che oggi si è svegliato con tante notizie di mercato, perché si è parlato anche tanto di quelli che sono i possibili nomi al centrocampo. Ieri è uscito il nome per esempio di Ilic e nella seconda ora lo approfondiremo anche con i collegamenti da Verona. Si è fatto anche il nome di Baldanzi per quanto riguarda l'Empoli, e poi c'è questa lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove Ibrahimovic ci ha parlato anche del Napoli, ha parlato anche della lotta a scudetto, però ci torniamo dopo. Intanto vi chiedo al 380 127 2000 che regalo vorreste scartare sotto l'albero del mercato per il Napoli, non per forza per la sessione di gennaio ma anche già in vista della prossima stagione. 380 127 2000, che tipo di regalo volete scartare sul mercato per quanto riguarda il Napoli? Però apriamo subito i nostri collegamenti. È un grande piacere dare il ben ritrovato al professore Enrico Castellacci. Professore, grazie mille davvero per essere con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere. Professore, lei che è un luminare della medicina sportiva, però immagino si stia un po' annoiando in questi mondiali senza l'Italia, l'abbiamo detto anche nel corso della nostra ultima chiacchierata, ma prima di lanciarci poi anche nelle nostre considerazioni, da uomo di sport me lo dà un suo pronostico su queste semifinali? Allora, intanto voglio permettermi di correggervi, non mi sto annoiando, cioè il mondiale lo sto guardando con attenzione, sì. E devo dire che mi piace, perché da uomo di sport, come dite voi, uomo di calcio, non posso non appassionarmi a un evento sportivo così grandioso. Sono amareggiato perché non c'è la nostra nazionale, ma voglio dire, io penso che tutti gli italiani lo guardino il mondiale con attenzione, ma certamente con il distacco che si ha quando non si ha la propria squadra. Però comunque mi attira, insomma, cerco di vederne nei limiti del possibile più partite che ci sono state. Sono state delle sorprese. Quale potrebbe essere la finale? Io penso che la Francia sia una delle favorite. Non escludo comunque anche la Croazia, perché la Croazia insomma ormai da tempo è sui gradini più alti, ricordiamoci quattro anni fa fece la finale e se non sbaglio 8 anni fa arrivò ai quarti, non vorrei sbagliarmi ma arrivò ai quarti. Quindi quando ci si meraviglia della Croazia ci si meraviglia senza conoscere però i precedenti di questa squadra, quindi sarebbe stranissimo, ma ci potrebbe anche stare una finale reiterata uguale a quella di 4 anni fa, cioè Francia-Croazia. Poi l'Argentina secondo me c'ha un Messi in più come gioco
non mi sembra che esprima un grandissimo gioco, poi sarò smentito ovviamente stasera, sì. Ma non esprima, però c'ha determinati personaggi come Messi che poi fanno la differenza. E quindi, beh, insomma, ci godremo una bella semifinale. Professore, veniamo un po' alle questioni di casa Napoli. Precisamente vi vorrei soffermare su uno dei giocatori che è stato fondamentale in questo Napoli, in questo avvio di stagione, Amir Rahmani, che purtroppo lo scorso 11 di ottobre si è dovuto fermare a causa di una lesione al tendine del lungo adduttore. Il Napoli non l'ho ancora rivisto in campo, il giocatore non è ancora rientrato in gruppo neanche nel ritiro del Napoli in Turchia, ma considerando questo tipo di infortunio e considerando che il prossimo impegno ufficiale del Napoli ci sarà praticamente tra 3 settimane a San Siro contro l'Inter, i tifosi possono sperare, secondo lei, di rivederlo in campo appunto per quella partita? Allora, fermo restando che non conosco esattamente il tipo di lesione, perché, quindi mi avvalgo soltanto delle notizie dei mass media, certo. Però è comunque una lesione che comporta parecchio tempo. Se lui non è rientrato in campo ora, beh, tra 3 settimane qualche dubbio posso avercelo, anche se i tempi sarebbero anche giusti per poter rientrare. Naturalmente, quando si hanno queste lesioni, non soltanto va fatta una valutazione radiografica della risonanza magnetica, dell'ecografia, ma ci sono altre due cose che vanno tenute in grande considerazione. Uno, l'esame obiettivo del medico, cioè il medico si deve rendere conto se secondo lui è guarito o meno. Terzo, la cosa più importante è quello che sente il ragazzo. Allora, quando l'esame della risonanza o ecografico viene fatto è diventato negativo, quando il medico non reperta più nulla e il giocatore non dice che non sente più disturbi, in quel momento c'è la guarigione clinica. Guarigione clinica che va calcolata anche ovviamente sui calciatori che sono di rientro al mondiale, perché comunque le scorie sono state tante, soprattutto perché si è giocato a ritmi molto più serrati rispetto alle precedenti competizioni. Spalletti ha dato 15 giorni di vacanza ai 5 napoletani impegnati in Qatar. Sono abbastanza per rientrare poi anche in pari con la condizione non appena rientreranno anche agli ordini di Luciano Spalletti, oppure per esempio dall'alto della sua esperienza si immagina anche un Napoli che magari può fare a meno per le prime settimane di gennaio dei 5 nazionali? Allora, non penso che possa fare a meno di quei 5 nazionali, perché sono estremamente importanti. Il Napoli si gioca una grossa carta, perché oggi come oggi è favorito, ma questa interruzione pone sempre degli interrogativi. Quindi sarà importante o fondamentale, direi, per il Napoli ricominciare col piede giusto, per far vedere che non si è perso questo periodo, ma la squadra è ritornata ai livelli di prima. Questo è fondamentale per portare, per arrivare in porto e arrivare a un finale strepitoso per il Napoli e per i suoi tifosi. Quindi i 15 giorni sono obbligatori, non si può dare meno di 15 giorni ad atleti che hanno fatto l'evento più grande a livello calcistico, cioè il mondiale. Quando un giocatore arriva al mondiale, arriva al sogno, arriva al massimo, e quindi si esprime sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psichico al massimo. Quindi quando poi finisce c'è uno scarico adrenalinico, cioè c'è proprio un crollo emotivo, più che fisico, proprio psicologico. Quindi questi 15 giorni servono per ritemprare i ragazzi, ma anche farli riprendere dal punto di vista psichico, perché a loro poi si presenta un fine campionato al Cardiopalma. Pensate che normalmente dopo la fine di un mondiale i ragazzi fanno sempre un mese di riposo, perché in estate è sempre così. Quindi questo è stato un evento eccezionale, i tempi sono ridotti al minimo e quindi Spalletti giustamente ha lasciato quei 15 giorni che permetterà ai ragazzi di riprendersi e a lui di riavere i nazionali all'inizio.
Alla ripresa del campionato ci sarà un vero e proprio tour de force da gennaio al termine della stagione. Se nella prima parte di stagione, scendendo in campo solo per 3 mesi, abbiamo assistito a tanti infortuni, dobbiamo essere preoccupati ancora di più per questa seconda parte? Non direi, ma io mi sono aspettato tanti infortuni all'inizio perché è cambiata la preparazione proprio per questo evento eccezionale del mondiale che ha bloccato il campionato per 2 mesi, per cui cambiando la preparazione e comunque sia specialmente le squadre top giocando ogni 3 giorni, ovviamente c'era un sovraccarico tale che ci immaginavamo avrebbe portato, così come poi ha portato a queste lesioni articolari ma particolarmente muscolari. Poi però c'è stato questo periodo di riposo in cui i preparatori intelligentemente hanno cercato di recuperare coloro che erano infortunati, ma anche a ripreparare, a ricondizionare gli atleti che sono rimasti. Quindi a loro spetta il compito poi di recuperare gli atleti del mondiale e sono a posto. Io penso che le condizioni nella seconda frazione di campionato saranno dal punto di vista infortunistico, almeno me lo auguro, migliori di quelle dell'inizio. Professore, per salutarci ci occupiamo anche di Salernitana. Ieri è arrivata una brutta notizia per i tifosi granata perché ha rimediato una lesione a carico del quadricipite sinistro, quanto emerso dalla risonanza magnetica alla quale si è sottoposto ieri Giulio Maggiore. Lesione a carico del quadricipite sinistro, nell'attesa di capire di quale grado è possibile anche un mese di stop, tutto gennaio fuori per l'ex Spezia? Come giustamente dite voi, dipende dal grado. Cioè se è un primo grado basta 15-20 giorni, se è un secondo grado già superiamo il mese, può essere da 1 a 2 mesi, poi un terzo grado non ne parliamo. Quindi c'è cioè, una sofferenza del quadricipite, mentre se mette il quadricipite è una diagnosi talmente vaga che non ci permette di fare nessuna prognosi. Noi sappiamo che il muscolo ha sofferto, ma se c'è stato stravasso di sangue, se si sono rotte le fibre o meno, non lo sappiamo. Sicuramente dall'esame ecografico, o meglio dalla risonanza, avranno i medici della Salernitana un quadro molto più marcato, molto più selettivo, che gli permetterà di fare una prognosi. Ma insomma, questo non è difficile indubbiamente. Professore, è sempre un grande onore averla qui a Radio Punto Nuovo, buon lavoro. È sempre un piacere stare con voi, vi saluto caramente e una buona giornata di lavoro. Un grande abbraccio a chi per anni è stato anche medico sportivo della Nazionale di Calcio Italiana, attuale presidente dell'AMICA, dell'Asso Medici Calcistici Italiani, insomma un luminare della medicina sportiva come il professor Enrico Castellacci, che ha aperto anche i nostri collegamenti. Tra un po' invece andremo anche un po' nel capire come riprenderà il Napoli, perché parlando anche proprio della ripresa, il professore Castellacci ha dato un input fondamentale, come fondamentale la ripartenza col piede giusto del Napoli. Perché mettere subito le cose in chiaro alla ripartenza contro Inter e Juventus, e beh, allora a quel punto cambia anche un po' il 2023 del Napoli, più che cambia si conferma su quanto abbiamo visto già in questa prima parte di stagione. Poi dopo ci addentriamo anche in quello che è uscito in mattinata con De Laurentiis, che ha tuonato in Lega con la minaccia di uscire fuori dalla FIGC. Insomma, sono momenti anche molto molto delicati in questo momento nelle stanze del calcio italiano. Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, grazie mille per essere con noi. Buongiorno a voi. Fulvio, sono periodi complicati. Una delle ultime volte ci siamo sentiti abbiamo parlato proprio di come in questo momento ci sia anche tanta foschia, non solo per il caso Juventus, ma anche per questo anche duettare a distanza tra Bodi e Lotito, le misure salvacalcio che sono state scartate, gli scandali in seno all'AIA, Trenta Lange che rifiuta le dimissioni, adesso De Laurentiis che minaccia di uscire fuori dalla FIGC. Non è proprio un fine 2022 chiarissimo per il calcio italiano? Del resto, con quello che è accaduto non possiamo meravigliarci, onestamente. Quello che dispiace, al di là poi della sostanza, al di là delle accuse reciproche, di una certa difficoltà ancora una volta
di rapportarsi fra i vertici del calcio italiano e la politica, il governo, eccetera, eccetera, e il recitare a soggetto, il ripetersi sempre uguale di posizioni, sempre uguali tra di loro, Lotito, appunto, come ricordavi, De Laurentiis che fa fuoco e fiamme, eccetera, eccetera. Nulla che non si sia già visto, nulla che inevitabilmente non porterà da nessuna parte, perché non è ovviamente questo il modo di affrontare problematiche che sono strutturali. Il calcio da anni vive, tutto il calcio. Poi è chiaro, ci sono differenze, ci mancherebbe altro, le responsabilità penali sono sempre individuali e bisognerà accertare tutto per filo e per segno, però che il calcio come sistema viva al di sopra dei propri mezzi da una vita, non è che possiamo scoprirlo a Natale del 2022, che questo sistema non regga, che sia stato drogato, costruito su una serie di rapporti, di interessi, di procuratori, calciatori strapagati, quotazioni assolutamente ridicole, non possiamo scoprirlo oggi. E che a farlo siano gran parte dei protagonisti che hanno contribuito a creare questa stessa macchina infernale, devo dire, un pochino mi fa sorridere, amaramente, sia chiaro. Fulvio, veniamo un po' al calcio giocato, perché questa sera saranno in campo Argentina e Croazia, Messi contro Modric. Che partita ti aspetti? Mi aspetto una Croazia molto simile a quella che ha eliminato il Brasile, attenta, usare un eufemismo, sicuramente non si sbilanceranno i croati, aspetteranno il momento opportuno, sono una squadra estremamente esperta, estremamente consapevole, capace di giocare sui difetti altrui, come hanno fatto in modo mirabile, se vogliamo, con i verde oro. Mi aspetto l'Argentina costretta quasi a far gioco, a fare la partita, non so quanto voglia, in fin dei conti, però immagino che non ci sia alternativa ad un canovaccio del genere, anche perché ancora una volta tra le due è l'Argentina a partire con il peso del pronostico, più che il favore, direi proprio il peso del pronostico. Un peso lungo 36 anni, un peso che riporta a Messico 86, a mille storie che abbiamo raccontato tante volte, ovviamente. Mentre i croati possono giocare la loro partita leggera, esattamente come 4 anni fa, più o meno la squadra è quella, e certo più anziana, o se preferite più esperta, però ancora una volta è una squadra che non ha praticamente nulla da perdere. E a quei livelli, in partite secche, chi non ha da perdere diventa pericolosissimo, soprattutto se poi può avere quei 2 o 3 elementi di classe sopraffina, che certo non mancano ai croati. Avessero anche un attaccante, fatemi aggiungere, ecco, sì. Avessero anche un attaccante. Beh, ce l'avevo nel 2018 Mandzukic, il risultato è stata una finale poi raggiunta. Salutarci, Fulvio, proprio sull'Argentina, no? Spesso si fa il parallelo Messi-Maradona dopo la gara contro l'Olanda. Molti media argentini hanno postato anche sui social il video di Messi quasi inviperito anche nei confronti di un Van Dijk che gli paga almeno 30 centimetri in altezza, e poi le polemiche con Van Gaal. Questa personalità da leader con un termine maradoniano che hanno utilizzato i media argentini che fa molto pensare. Forse è venuto il tempo di mettere da parte questo stupido paragone? Ma allora, sì, ma non solo la stampa argentina si è divertita in questa sorta di nuova lettura, no? Di un Messi più cattivo, con la faccia feroce, eccetera, eccetera. Guarda, io sono d'accordo con te, eviterei di stiracchiare necessariamente paragoni, parallelismi, perché ripeto, finiscono per essere realmente tirati per i capelli. Messi sta giocando un ottimo mondiale, non straordinario ma ottimo, è il motore della squadra, è l'anima della squadra, ha interpretato il suo ruolo. Io non credo che abbia né voluto scimmiottare Maradona né da un punto di vista volontario che involontario. Si è trovato semplicemente a rivestire un ruolo di leader con una convinzione forse che in passato, ecco, noi gli avevamo visto. E questo a prescindere dai paragoni. Questo potrebbe effettivamente essere l'ultimo tassello che manca al fuori classe per fare qualcosa di straordinario. Però effettivamente questo continuo richiamo ai paragoni, ai parallelismi, secondo me
alla fine Messi possono soltanto far male, anche perché sono abbastanza insensati. Che cosa si vorrebbe? Che lui vincesse un mondiale da solo? Comunque non accadrà, ecco, dovesse anche l'Argentina vincere, si potrebbe mai dire che ha vinto come vinse Diego 36 anni fa. Quindi lasciamo Messi tranquillo di fare quello che può e sa, ed è già tantissimo. Non è assolutamente necessario cercare paragoni. Fulvio, sempre un grande piacere averti qui a Radio.Nuovo, buon lavoro. Piacere mio, a presto, grazie mille. Tra un po' ci divertiamo anche un po' con qualche pronostico, proviamo a stuzzicare anche i Pietro dei Concili, sta tra poco. Allora, nell'ultima tornata del mondiale abbiamo fatto qualche figuraccia, almeno ce l'ha fatta fare Marocco e Croazia nei quarti, adesso ci sono soltanto due partite, non è che possiamo sbagliare tantissimo, Giovanni Annunziata, poi Pietro dei Concilis si autopresenterà entrando a gamba tesa per darci anche i suoi pronostici, però adesso si fa sul serio, adesso non si può più sbagliare con i pronostici, Giovanni. Ma si può sbagliare sempre, questo è sicuro, ma soprattutto con due semifinali che riservano sicuramente delle incognite, cioè, ci sono state fino ad ora, il Brasile è stato eliminato clamorosamente dalla Croazia, è stato eliminato il Portogallo dal Marocco, quindi può succedere veramente, sì, veramente di tutto. Sono state squadre che sono uscite a gironi, la Spagna è uscita agli ottavi di finale, quindi veramente mi aspetto qualsiasi cosa, addirittura che la Francia possa perdere contro il Marocco la vince ai rigori un'altra volta, sì. No, a parte gli scherzi, credo personalmente, io penso che la Francia riesca a battere il Marocco, penso che il sogno magrebino si fermerà qui in semifinale. Un grande risultato comunque, perché il Marocco, certo, è riuscito ad arrivare in semifinale, ha buttato fuori squadre di un certo spessore, squadre che a un certo punto erano anche tra le favorite, è arrivato fin qui. Potrebbe chiaramente, dato che è partita secca, potrebbe succedere di tutto, potrebbe arrivare addirittura anche in finale questo Marocco e sognare il mondiale, però secondo me alla fine la Francia riuscirà a venire fuori con il suo enorme talento e con un po' di gioco che fondamentalmente ha mostrato. Non è semplice mostrare un'impronta di gioco trovandosi in nazionale, però bene o male la Francia alla fine ci è riuscita nonostante le grandissime assenze. Dall'altro lato, partendo dalla partita di questa sera, mi aspetto una partita più equilibrata. Se l'Argentina avesse incrociato il Brasile, secondo me non ci sarebbe stata storia, perché il Brasile è più travolgente, il Brasile è quella squadra che ti mette sotto, che ti fa venire il mal di testa, un gioco veramente spettacolare, e soltanto per un eccesso di presunzione forse non ha portato a casa questa semifinale. Invece la Croazia secondo me è un avversario più abbordabile per l'Argentina. Per me è molto plausibile un Croazia-Francia bis. Non so se... Non lo so, perché l'Argentina è molto motivata, l'Argentina ne esce con un morale altissimo e alla fine in un modo o nell'altro c'è sempre quel Messi che la partita te la può risolvere in qualsiasi momento. Può avere 35 anni, ma è sempre Lionel Messi, che è il giocatore, non so se in questo momento più forte al mondo, perché penso che anche per questione mondiale, forse non lo so, perché Mbappé, per questioni anche anagrafiche, certo, di condizione, è chiaro che Mbappé per me in questo momento è più incisivo in una partita, però la classe di Messi non si discute mai nella vita. Pietro De Concilis, noi la tua classe a volte la discutiamo, però ti devo chiedere i pronostici. Come non discuterla del resto? Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovati innanzitutto, è un piacere come sempre, vi stavo ascoltando attentamente, anche perché io penso che alla fine questa volta i pronostici non saranno ribaltati, a mio parere. Immagino una finale Argentina-Francia che va anche a replicare un po' quel 4-3 del 2018 che fece impazzire un po' tutti i tifosi, potrebbe essere anche una rivincita importante per l'albiceleste, anche se vedo e continuo a vedere la Francia troppo più forte delle altre, anche in virtù del fatto che sta vincendo di riffa e di raffa anche partite bloccate e complicate come quelle giocate male, come contro l'Inghilterra. Sì, con l'Inghilterra meritava per me almeno il pareggio. Almeno io ho visto la partita. Questa imbattibilità della Francia
faccio fatica a riconoscerla nonostante sia la squadra con la rosa nettamente più attrezzata, nettamente più anche zeppa e piena di talenti, però secondo me la Francia già con l'Inghilterra poteva uscire. Siamo quindi con tre Argentina-Croazia? Sì, Argentina-Francia. Sì, perché la Francia obiettivamente la forza che ha la dimostra proprio perché sta vincendo anche nonostante tutte quelle assenze che purtroppo Deschamps può vantare, quindi questo mi fa pensare, non dico che sia scontata per carità la sua vittoria, però ecco il passaggio del turno, secondo me la favola Marocco è finita in questo momento, potrebbe finire domani, ecco. Allora, noi tra 14 secondi invece capiremo come sta andando la Salernitana in quel di Antalya, perché pochi giorni praticamente il ritiro turco ed è già arrivata la prima brutta notizia, ne abbiamo parlato prima anche con il professore Enrico Castellacci della Tegola di Giulio Maggiore, ulteriori approfondimenti tra pochissimo. Perché si sta scaldando un asse con il Napoli abbastanza importante, perché si sta facendo anche il nome di Alessandro Zanoli, esterno 2000 del Napoli, con il Napoli che a quel punto andrebbe su Berezinski della Sampdoria come vice di Lorenzo, insomma sono tutti incastri che stanno trovando spazio sui quotidiani nazionali e le edizioni odierne, incastri che potrebbero portare quindi la Salernitana a cercare un esterno per il ruolo di vice Mazzocchi, praticamente a pochi chilometri da casa propria, non più il rientro di Nadir Zortea per una seconda esperienza in prestito dopo quello dello scorso anno, ma quello di un nome caldo come Zanoli, con abbiamo detto anche tante volte, ieri ce ne ha parlato l'avvocato Francesco Fimmanò ai nostri microfoni, Siri, Demme, la volontà della Salernitana con la presidenza Iervolino è sempre stata quella di aprire un canale solido sul mercato anche con il Napoli, visto che i rapporti comunque tra Iervolino e De Laurentiis sono più che ottimi. Andiamo al telefono però, Franco Esposito, Corriere dello Sport, grazie mille per essere con noi. Grazie, buona giornata a tutti. È solita girandola di nomi, ma partiamo prima dalla notizia, quella brutta, quella amara per la Salernitana, l'infortunio di Giulio Maggiore. Ci diceva prima il professore Castellacci, va inteso e compreso il grado della lesione, perché se è secondo grado rischia anche 2 mesi di stop. Sì, questo non viene precisato, però insomma siamo tra 1 mese e mezzo e 2 mesi di stop, che poi queste lesioni, questi infortuni richiedono poi per il rientro un tempo anche di riatletizzazione che va considerato, perché lo stop e poi però il recupero della condizione fisica, per cui io credo che insomma passerà del tempo, e questo ovviamente insieme all'infortunio che ha avuto sempre, ha riportato sempre il portiere, e a quello che in precedenza aveva riportato in nazionale Mazzocchi, sta costringe la Salernitana a modificare il mercato, perché si tratta di 3 priorità, portiere, terzino destro, quinto di destra e mezzala, che non erano tra le priorità di mercato della Salernitana, che erano decisamente altre. Parlando appunto di mercato, la Salernitana adesso dovrà intervenire anche tra i pali, perché Sepe non dà garanzie, si stanno iniziando a fare un po' di nomi, ma quello di Sirigu può essere quello giusto. Bisogna capire che tipo di portiere la Salernitana vuole prendere per questi 6 mesi, cioè se un portiere che non faccia ombra a Sepe quando Sepe rientrerà, oppure se un portiere che sia in competizione con Sepe al momento in cui Sepe rientra. E il punto è esattamente questo, perché allora se prendi Sirigu, Sirigu non è che poi Sepe rientra e accetta di fare il secondo così da contratto tra virgolette a Sepe, è in competizione con Sepe. Se prendi Cagno, che è un portiere secondo me tra i migliori italiani, ma che a Monza non trova spazio, non è che Cragno viene qui per non trovare spazio neppure a Salerno. Se prendi Gollini dell'Atalanta, stesso ragionamento. Berisha è qualcosa che mi viene smentito da Torino, però voglio dire, bisogna capire che tipo di portiere, cioè se vuole già pensare all'anno prossimo la Salernitana, oppure vuole concentrarsi solo su questi prossimi 6 mesi.
Franco, concentrandoci invece sul mese di gennaio e provando a fare un giochino, immagini una Salernitana che in attacco sarà senza Dia e Bonazzoli da gennaio o con uno dei due almeno ancora in rosa? Ma no, Dia ci sarà, perché ci volete togliere Dia? Abbiamo visto tante sirene di mercato, Dia, chiaramente. Se togliamo Franco. Anche Dia da questa squadra, e chi segna i gol? No, Dia è un giocatore che è in prestito dal Villarreal con diritto di riscatto a 12 milioni. La Salernitana eserciterà sicuramente questo diritto di riscatto perché oggi Dia vale almeno 20 milioni, quindi poi alla prossima estate la Salernitana o deciderà di tenere Dia se naturalmente vorrà costruire intorno a Dia l'attacco della nuova squadra, oppure farà una plusvalenza, ma in questo momento Dia vale almeno 8 milioni in più. Ha richieste, ha già richieste, come è normale che sia, per un giocatore che ha fatto comunque un buon mondiale. Bonazzoli il discorso è diverso, perché è un giocatore che ha steccato il girone d'andata, che ha un contratto fino al 2026, guadagna 1,5 milioni a stagione, la Sampdoria ha avuto, cioè la Fegalo ha pagato alla Sampdoria oltre 5 milioni, quindi rischia di perderci, rischia di darci un bagno di sangue alla Salernitana. Anche perché se lo vuole dare in prestito a qualche squadra deve contribuire all'ingaggio, perché 1,5 milioni sono tanti soldi. Allora, Iervolino, che io ho intervistato qualche giorno fa, è stato esplicito, mi ha detto niente spese folli. E quindi significa che i 17 milioni che dovrà pagare tra contributi e IRPEF entro il 22 dicembre, come dovranno pagare la loro quota tutte le società di calcio italiane, ovviamente inciderà, poi bisogna vedere se ci sarà reutilizzazione o meno, inciderà anche sul mercato, per cui mercato, diciamo, non all'insegna del risparmio ma intelligente, prestiti o con riscatto o con obbligo di riscatto. Franco, è chiaro che però Iervolino, niente spese folli, ma i rapporti con Napoli sono ottimi. Sin dal suo primo giorno di presidenza ha sempre guardato anche al modello De Laurentiis come un modello da seguire. È secondo te un rapporto, un canale che può esplodere nei buoni rapporti appunto già nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Allora, innanzitutto Iervolino non ha mai fatto mistero di essere un tifoso del Napoli, certo. Poi quando si è presentato ha detto poi uno può anche cambiare la fidanzata, però insomma. E poi non ha mai fatto mistero di avere ottimi rapporti con De Laurentiis, ma ben venga, quello di De Laurentiis, quello del Napoli è un modello assolutamente. De Laurentiis, che era criticatissimo a Napoli in estate, ha dimostrato che privandosi di Insigne e privandosi di Mertens ha costruito e di Koulibaly una squadra ancora più forte con Giuntoli. Quindi è assolutamente un modello. Se questo si trasferirà in un asse anche oltre che in Lega, che è una cosa importante, oltre che in Lega anche sul mercato, io non lo so, perché Zanoli, sentivo che parlavate di Zanoli, però insomma ci sono anche altre società su Zanoli, insomma, quindi sarebbe un profilo di grandissimo interesse, anche perché è un under, però leggevo nella Sampdoria di un possibile scambio con Berezinski, e poi c'è Sinico, poi c'è Demme ovviamente, ma lì bisogna capire se il giocatore accetta e se il Napoli accetta di partecipare in che entità all'ingaggio del giocatore. Cioè, ci sono tanti se che possono andare in un senso o nell'altro e che potrebbero concretizzarsi in operazioni anche a gennaio. Su qualcuna tipo Demme la vedo complicata, perché insomma Demme guadagna tanti soldi. Salernitana che prosegue il suo ritiro in Turchia, come procede a Belek? Qual è il programma di questi giorni? Se sabato ci sarà la chiusura di questo mini ritiro, un'altra amichevole con la Lania Spor. Peccato che per l'infortunio di Sepe, per l'infortunio di Maggiore, Nicola non possa sperimentare appieno le cose che avrebbe voluto fare. Quando ha giocato Maggiore contro il Fenerbahce ha fatto bene, poi si è fortunato, però quel centrocampo composto da Lassana Koulibaly, da Boiven e da Maggiore è un centrocampo che funziona. Però forse è meglio che sia accaduto adesso, perché ha più tempo per iniziare a sperimentare altro. Sì, insomma, nella sfortuna è meglio che sia accaduto adesso, perché ci sono altri giorni che
possono essere utilizzati per il recupero è perché si può pensare ad un rinforzo in mediana, si pensa per esempio, già si pensava a, oltre a Demme, a Zurkowski per esempio, ma c'è anche l'idea di Juricic che torna di moda e che già in estate era stato preso in considerazione, anche se è un trequartista. Tornando al ritiro, sta servendo sicuramente a Nicola per migliorare e capire lo stato di progressi di Lovato, che di fatto non ha mai giocato in questo campionato, i progressi di Fazio, che aveva avuto qualche problema fisico prima della sosta, quindi è tornato sicuramente. Adesso credo che con la Lamia Sport potrebbe provare anche a dare qualche minuto, un po' di minutaggio a Diomber, che è un altro giocatore che è però in scadenza di contratto, molto importante nella difesa della Salernitana. Boinen che migliora la sua condizione fisica, insomma sta servendo per recuperare quei giocatori che erano convalescenti o che avevano uno scarso minutaggio perché venivano da lunghi stop. Quindi questo ritiro sta servendo a questo sicuramente. Franco, grazie mille davvero per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a tutti voi e buona giornata a tutti. Tra pochissimo invece torniamo con la pagina dedicata al Benevento e alla Serie C. Occhio. Allora Pietro, dicevamo prima di salutarci, perché ci sono parole molto importanti da parte di Luigi De Laurentiis, presidente del Bari. Eh sì, molto, perché Luigi De Laurentiis poi avrete modo sicuramente di approfondire durante lo speciale Napoli, perché sono parole che poi chiaramente riguardano indirettamente ma anche direttamente la famiglia De Laurentiis e il Napoli, perché a Bari Luigi, il figlio di Aurelio, ha detto: è frustrante il problema multiproprietà. Insomma, questo in vista delle prossime stagioni sportive, di quella che potrebbe anche essere una promozione del Bari in Serie A, insomma, rischia di creare qualche problemino, nonostante quella famosa deroga quadriennale che ha ottenuto la famiglia De Laurentiis. Sì, Luigi De Laurentiis, che tra le altre cose nel corso della sua intervista ha parlato anche un po' dei piani, di quello che sono anche le decisioni in vista del mercato, perché per esempio in Salsa Napoli si è parlato molto, non tanto di Chedira, ma del giovane Caprile per la Porta, resteranno con noi in questo campionato, poi da giugno vedremo come andranno le cose, ovviamente ammiccando anche ad un Bari che in questo momento può giocare anche per la promozione diretta e quantomeno per un posto da protagonista nei playoff. Spera di arrivare ad un posto da protagonista nei playoff anche il Benevento, ma approfondiremo tutte le questioni di casa Sannita nella giornata di domani, perché adesso onori di casa a Pietro De Concilis. È sempre un piacere, oltre che un onore, avere con noi Nando Bocchetti del Mattino. Ciao Nando, ben trovato. Ben trovati a voi, buongiorno a tutti. Nando, siamo pronti per aprire anche la pagina sulla Serie C e sul Giuliano in particolare, perché il Giuliano, bisogna dire la verità, si è strappato quasi i capelli per andare ad acciuffare questo pareggio a Potenza al Viviani, con una bellissima punizione di Gladestoni al 96esimo. Però è un campionato quello che sta facendo il Giuliano di mister di Napoli, davvero oltre ogni più rosea aspettativa, e credo che nessuno davvero si aspettasse un rendimento del genere e una continuità del genere. No, no, ma noi lo dicevamo all'inizio dell'anno, poi tra l'altro il Giuliano pagava dazio anche per la vicenda dello stadio, invece ha ribaltato tutti i pronostici. Se tu ricordi, voi ricordate, all'inizio dell'anno abbiamo spesso in trasmissione messo l'accento su questo giocatore, Gladestoni, che autore del gol di domenica scorsa al 96esimo. E ne avevamo parlato proprio come una dei giocatori più importanti di questo Giuliano. Sì. Peccato che un giocatore ancora di 29 anni, probabilmente mi auguro di sbagliarmi, forse non riuscirà a raggiungere categorie superiori, però è un giocatore veramente importante per la Serie C. Classica mezzala, brava negli inserimenti, giocatore dotato di buonissimo tiro, può giocare sia a destra che a sinistra, fa le due fasi, quindi è veramente una risorsa importante per questo Giuliano. Nando, avessero detto ai tifosi del Giuliano che, arrivati praticamente alla 19esima giornata, parlavamo di una squadra che in questo momento si sta giocando anche un posto lì tra le prime 5 del campionato, insomma, in quanti ci avrebbero creduto? Nessuno,
Domanda con una risposta piuttosto scontata, nessuno, perché si era reduci dalla vittoria in un campionato di Serie D, la squadra però comunque è stata cambiata parecchio, c'era questa incognita dello stadio, quindi siamo ben oltre le più rose aspettative, però bisogna mantenere i piedi ben saldi a terra, perché domenica arriva il Crotone, sarà una partita tosta, tanto per usare un eufemismo, il Crotone tra l'altro è reduce da un pareggio in casa con la Gelbison, quindi arriverà anche un po' col dente avvelenato al Partenio di Avellino, è una squadra che chiaramente ha l'obiettivo di non perdere altri punti dal Catanzaro. Poi tutte le squadre più o meno sono distanti poche lunghezze, diciamo la forbice tra la zona play-out e quella play-off è molto stretta, quindi basta perdere una o due partite per essere risucchiati. Quindi il Giuliano deve fare ancora un ulteriore sforzo, cercare di portare a casa qualche altro punticino e poi giocarsela con maggiore serenità nella seconda parte della stagione. Mantenere i piedi per terra, come dicevi, però questo Giuliano oggi è una sorpresa, giornata dopo giornata della Serie C, del Girone C. A gennaio, con qualche innesto, credi si possa fare quel passo in avanti per sognare in grande fino alla fine? Ah, già si parla di questo Ambrosino, il giovane di proprietà del Napoli, attualmente in prestito, sembra che la trattativa sia ben avviata. Potrebbe essere un giocatore importante, perché anche se in attacco devo dire la rosa mi sembra ben coperta, stanno facendo bene un po' a turno tutti, Rizzo, Nocciolini, Salvemini soprattutto, quello più continuo a mio avviso, forse negli ultimi tempi è un po' venuto a mancare un po' Piovaccari per problemi fisici, però mi sembra anche Chiere Mateng, che è entrato domenica a Potenza, ha ben figurato, è stato forse tra i migliori nel secondo tempo nelle file del Giuliano, quindi mi sembra abbastanza coperta lì. Secondo me si può fare ancora un salto di qualità soprattutto nella zona mediana, forse lì che il Giuliano potrebbe fare qualcosa in più, e vedremo cosa succederà nel mercato di gennaio. Nando, noi ti ringraziamo per la consueta disponibilità, grazie a voi come sempre, grazie per essere stato con Radio Controvo. E alla prossima, grazie a Nando Bocchetti del Mattino. Noi voliamo perché abbiamo un altro importantissimo ospite, ragazzi. Sì, tra pochissimo ancora con tanti collegamenti in salsa Serie C. A proposito di Benevento, domani poi approfondiremo, perché gli ultimi due atti di questo 2022 Sannita saranno contro Modena e Perugia, due gare che possono davvero cambiare anche un po' la percezione di questo fine campionato, di questa fine prima parte di campionato, perché ricordiamo che poi la B si fermerà dal 26 dicembre, giorno del Boxing Day, che vedrà anche l'ultima gara del 2022, fino al 14 gennaio, e saranno due gare che in caso di ulteriori 6 punti, ma già solo 4 punti, cambiano anche un po' il disegno, cambiano anche un po' la sensazione che ha trasmesso uno come Cannavaro nella sua prima esperienza al Benevento, e sembra quasi già mettersi alle spalle anche la crisi di nervi, quello che era stato il tentativo di dimissioni dopo le prime fasi, dopo le prime difficoltà. Quindi insomma due gare fondamentali che dopo la vittoria di Parma e la vittoria con il Cittadella davvero cambiano il quadro generale. Pietro, a te. Sì, perché siamo in compagnia di un amico di Radio Punto Nuovo, come il direttore sportivo della Gelbison, Nicolò Pascuccio. Salve direttore, ben trovato. Salve, buongiorno, grazie per l'invito. E prima parlavamo di Giuliano che affronterà il Crotone, ma la Gelbison l'ho appena fermato, il Crotone di Franco Lerda, seconda forza del Girone C. Direttore, è stata una partita molto molto tosta, ma anche una delle prestazioni forse più importanti, anche per caratura dell'avversario, della sua Gelbison, che continua a stupire, dobbiamo dirlo. Ma è chiaro che quando si fa un risultato del genere con una squadra così forte, mi salta agli occhi di tutti, ma quello che importa a noi è dare continuità al nostro progetto, ma soprattutto al lavoro che abbiamo iniziato con questo nuovo percorso in Lega Pro. La squadra sta dimostrando di starci alla grande, ha una determinata compattezza, soprattutto nella fase difensiva. È chiaro che ci sono dei limiti che dobbiamo cercare di limare e migliorare per poter migliorarci in questa categoria.
però ad oggi possiamo dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro, la squadra sta rispondendo bene, però dobbiamo fare una grande attenzione perché la classifica è talmente corta che con un paio di errori potremmo trovarci in situazioni complicate. Direttore, le gare contro Monopoli e Juve Stabia, che saranno anche gli ultimi due atti del 2022, possono cambiare il bilancio di questa prima parte di stagione? Aggiungerei anche il bilancio di questo anno solare. Ma sono straconvinto, soprattutto che la partita contro il Monopoli è molto importante, una partita fondamentale perché chiude il girone di andata e potrebbe darci già un giro di boa, quindi iniziare a fare qualche calcolo, considerato che il girone di ritorno, come in tutte le categorie, è sempre un girone un po' particolare. Resta una gara fondamentale, anche perché è uno scontro diretto, però è sempre una partita di 90 minuti, quindi dobbiamo continuare il nostro percorso senza cercare di snaturarci e di essere differenti dal solito. Dobbiamo continuare su quella che è la nostra strada, e quello che ci dirà il campo poi accetteremo. Direttore, è chiaro che per tutte le squadre la posizione in classifica, quando si arriva a questo punto della stagione, cambia anche un po' l'appeal delle squadre sul mercato di gennaio. Di cosa ha bisogno la GEL in questo momento, e se secondo lei è giusta questa visione, anche a misura in cui una Gelbison in zona playoff, o comunque che è lì a metà classifica, dove sono anche tante squadre importanti come l'Avellino, ecco, cambia anche qualche obiettivo di mercato che magari vi eravate preposti a inizio stagione? Guarda, noi dobbiamo continuare, ti ripeto, sul nostro percorso, quindi è normale che ci stiamo già muovendo anche in fase di mercato per cercare di migliorare la squadra dove riteniamo che ci sia qualche difficoltà. È normale che ad oggi la squadra ha svolto un buon lavoro, però il campionato non è finito, quindi dobbiamo andare a limare quelle che sono le nostre lacune. Stiamo già lavorando, ma il mercato è complicato, è complesso, bisogna individuare i profili giusti dal punto di vista tecnico-tattico e soprattutto dal profilo aziendale, quindi economico, che siano compatibili con la Gelbison. Ecco, direttore, sarete presto in una nuova casa ad Agropoli dopo aver giocato in trasferta per tutta la prima parte di campionato? Sì, dovremmo iniziare questa nuova esperienza in questo nuovo campo in modo tale che va premiato il lavoro di questa società, di questo comprensorio cilentano, in modo tale che possiamo premiare tutti i tifosi, tutti coloro che vogliono assistere a una gara professionistica oltre la Salernitana in provincia di Salerno, quindi credo che sia una soddisfazione un poco per tutto il territorio, non soltanto per la Gerbi, sono come società. Ma già da domenica, direttore? Guarda, non è ufficiale, ma credo di sì. E tra l'altro proprio la Gelbison, la sua Gelbison sui social in questo momento ha pubblicato una clessidra. Non so che significato possa avere, ma magari è simbolica e anche in prospettiva può essere di buono. È terribile dei concili, direttore, grande marcatore. Sì, arriva anche prima di me in queste proprio un minuto fa è uscita questa clessidra sul profilo social Facebook della Gelbison. Potrebbe essere, ve lo auguriamo, relativamente a questo problema tra virgolette. Sì, anche perché avvicinerebbe e di molto la Gelbison a casa, e questo avvicinerebbe chiaramente tutto il bacino d'utenza del cilentano dopo mesi anche complicati, ovviamente per i costi delle trasferte e anche a livello logistico organizzativo. Direttore, grazie per essere stato con noi. Grazie mille. Vi ringrazio, una buona giornata a voi. A presto. Pietro, grazie mille anche a te, perché si prospetta una puntata davvero ricca allora per il pomeriggio supereroi, non soltanto in salsa Avellino, immagino. Eh no, in salsa girone C di serie C soprattutto, perché ci sono tante cose all'indomani di quello che è stato un bellissimo compleanno, il numero 110 per l'US Avellino, una manifestazione bellissima anche della Curva Sud nella serata di ieri nell'antistadio, e ci sono anche delle cose un po' bruttine di cui parlare, perché c'è una denuncia dei biancoverdi insuperabili in occasione di Avellino Fidelissandria, un episodio anche clamoroso per certi versi e molto molto assurdo. Vi invitiamo dunque a seguirci, perché chiaramente andremo da chi l'ha vissuta in prima persona questa situazione. E poi c'è tanto tanto di cui parlare, perché è tornato a parlare anche il direttore Salvatore Di Somma, ex Avellino, a una TV di Potenza, dichiarazioni sempre piccanti in orbita Avellino. Ha parlato anche Gian Maria Zanandrea, insomma tantissime voci. Ieri si è chiusa la 18ª giornata, 0-0 tra Foggia e Catanzaro. Il Foggia ha agguantato proprio la Gelbison e l'Avellino in classifica, però insomma la classifica è talmente corta che ci permette di
sognare, ma anche di volare basso, e ne parleremo durante il pomeriggio da supereroi fra pochissimo. Ciao ciao. Allora, buon lavoro a Pietro De Concilis, a Dino Manganiello, a tutta la squadra del pomeriggio da supereroi. Per quanto ci riguarda, invece, a breve partiamo con lo speciale Napoli, tanti temi, tanti ospiti al nostro telefono e poi ancora tante notizie in vista della ripresa. Tra poco. Speciale Napoli che parte quando sono le 14:02 su Radio Punto Nuovo, sempre con Alessandro Montano, con Giovanni Annunziata, con i vostri commenti al 380 127 2000. Vi abbiamo chiesto in apertura di trasmissione quali regali vorreste scartare sotto l'albero del mercato in vista di gennaio. 380 127 2000, anche il nostro gruppo Facebook se vi va, su lì ci trovate Punto Nuovo Sport Show, altrimenti su Twitter ed Instagram Radio Punto Nuovo, tranquillamente vi rispondiamo, vi leggiamo sempre con grande piacere. Abbiamo parlato di Luigi De Laurentiis, che a tutto Bari ha confessato anche questo essere frustrante da parte della multiproprietà, adesso che il Bari è lì e terzo e si gioca addirittura una possibilità per la promozione diretta. Poi ha fatto chiarezza su Khedira e Caprile, che erano stati due nomi anche accostati al Napoli, soprattutto Caprile, addirittura c'era stata un'ipotesi come dopo Sirigu. Fa la differenza anche per le casse societarie trattenerli ancora un altro po', queste sono belle sorprese. Penso anche e soprattutto a Caprile, che è già un portiere di grande intraprendenza, resteranno con noi fino alla fine di questo campionato, perché per quanto il Napoli non sia attento sul mercato di gennaio, almeno come vuole far credere uno come Luciano Spalletti, il Napoli in realtà è sempre attento al mercato, con un direttore navigato come Cristiano Giuntoli. Parliamo un po' di quelle che possono essere le dinamiche delle prossime settimane con un grande intermediario del nostro mercato, un grande osservatore soprattutto, Loris Boni. Grazie mille Loris per essere con noi. Buongiorno, buongiorno. Loris, questo è un momento molto particolare per società come il Napoli, dove sulla carta non sembrano aver bisogno di ulteriori ritocchi anche nell'immediato, però in realtà è proprio in questa fase che si costruiscono i colpi, quelli veri, per la prossima stagione? Ma infatti io ritengo che il Napoli sia molto completo in tutti i reparti in questo momento. È chiaro che guardarsi in giro non è proibito, perché magari vincolare qualche giocatore per la prossima stagione può essere importante. Adesso il Napoli non ha alcun tipo di problematica a livello di organico, e questo secondo me è una cosa molto importante rispetto a altre squadre che forse i problemi ne hanno di più. È chiaro che quando le cose vanno bene è molto più facile magari guardarsi in giro liberamente e magari individuare certi giocatori che magari possono far parte della rosa del prossimo anno, questo sicuramente. Loris, tu conosci molto bene l'ambiente Sampdoria. Da lì a Napoli potrebbe arrivare Berezinski, si parla di uno scambio tra lui e Zanoli, sarebbe una soluzione vantaggiosa un po' per tutti, con Zanoli che troverebbe finalmente un po' di spazio, riuscirebbe a mostrare un po' quello che è lui, e il Napoli forse andrebbe su un profilo più pronto, più esperto, come dice Di Lorenzo. Ma io penso che Berezinski venire a Napoli può solo che fargli bene, perché chiaramente il momento adesso la Sampdoria non è che sia proprio felice anche per lui. Ha fatto un mondiale decente e penso che possa essere un'ottima alternativa a già un organico completo come Napoli, mentre Zanoli sicuramente andare alla Sampdoria vuol dire giocare, far vedere cosa effettivamente può fare come titolare, per poter capire se il prossimo anno Napoli può contare su di lui. È chiaro che però il Napoli sta guardando con interesse anche a quelli che sono i ragazzi che stanno venendo fuori. Con te abbiamo parlato spesso anche dell'intuizione Haaland, anche dei tanti ragazzi che in questo momento possono entrare nell'ottica Napoli. C'è invece qualche ragazzo che in questo periodo ti sta colpendo, che magari può entrare nell'ottica Serie A e che non si sono accesi, sul quale non si sono accesi ancora i riflettori dei grandi club? Guarda, francamente non so se sia dipeso dal Napoli o dagli altri, di vedere che il Napoli abbia offuscato molto determinati giocatori. Io francamente l'unico che ho visto interessante, mi sembra di aver visto questo Parigi che gioca nell'Empoli, che sta dimostrando personalità, dinamicità e una discreta tecnica come giocatore.
Guardarsi in giro, ripeto, guardare il mercato nordico secondo me meriterebbe molta attenzione, perché dei giocatori che magari possono interessare per un futuro ci sono. È chiaro che bisogna crederci, bisogna fare dei programmi non immediati, però sicuramente i giocatori ci sono in giro, ecco. Quindi quello del Napoli, quello del mercato di gennaio del Napoli, può essere un mercato giusto per guardare in ottica futura, per pensare a quello che verrà, ai giovani che ci potranno essere già dalla prossima stagione? Ma sicuramente, guarda, io non voglio essere uno che tira già le conclusioni a metà campionato, sapendo che il campionato poi è pieno di insidie. Il Napoli deve mantenere la concentrazione, non deve rilassarsi, deve riprendere il suo ritmo come ha tenuto fino adesso, ma chiaramente guardare un po' all'orizzonte quello che ci può essere per un futuro. Napoli lo farà sicuramente, non penso che sentirai i miei consigli. Io penso che Giuntoli è una persona capace, che non fa tante chiacchiere, perché è una persona molto discreta, non è quello che sventola i 420 progetti o programmi. Perciò mi auguro che il Napoli non si troverà sicuramente impreparato di fronte a certe situazioni di mercato. Si sta convincendo l'exploit di Østigard, che piano piano si è ritagliato anche un piccolo spazio, un piccolo grande spazio in questo Napoli dopo l'infortunio di Rachmani. Tu conosci molto bene i talenti che arrivano dal nord Europa, ecco, per te è una sorpresa vederlo già rodato e che piano piano si sta rodando in una grande difesa come quella del Napoli? Ma guarda, io ho sempre detto che Østigard andava un attimino calmato, e bisognava insegnargli a saper stare in campo, a saper limitare la sua irruenza, che poi portava a un fallo sistematico, e penso che Spalletti lo ha utilizzato, poi lo ha anche punito in un certo senso perché migliorasse un po' il suo atteggiamento. Io penso che adesso Østigard abbia già capito come bisogna comportarsi, come bisogna essere, la sua velocità la si vede, forte dell'anticipo, forte di testa. Per me è un difensore che diventerà importante, non sicuro ma certissimo. Non dovesse farcela Rachmani per la sfida contro l'Inter, il Napoli avrebbe le spalle coperte eventualmente proprio con Østigard vicino a Kim? Ma io penso di sì, io penso che ormai anche il sul coreano sia un giocatore che ormai ha la mentalità del leader in questa squadra, perciò avere a fianco Østigard lo può guidare anche nei movimenti come sta facendo con gli altri, perciò secondo me non è un problema che Østigard giochi contro l'Inter, assolutamente. Loris, grazie mille davvero per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio, arrivederci, grazie a tutti. Un abbraccio a Loris Boni, grande osservatore di mercato, soprattutto grande conoscitore del calcio nordico, tra i pochi è stato anche quello che ha imbeccato Haaland per gran parte dei club della Serie A, che purtroppo all'epoca lo hanno snobbato e ci hanno privato la possibilità di vedere uno come Erling Haaland nel campionato italiano. Vi ricordo sempre il 380 127 2000, stiamo parlando di mercato, stiamo parlando anche un po' dei doni che vorreste ricevere sotto l'albero del mercato per quanto riguarda il Napoli, anche se noi non ci stiamo appassionando molto per esempio alle ultime voci, sì, Berezinski, le raccogliamo, proviamo a verificarle, tiriamo le nostre, non ci lanciamo soprattutto in quello che può essere uno sport antipatico, quello di commentare le notizie degli altri, però di certo quello che al momento traspare, ed è anche quello che ci sentiamo di dire ai tanti tifosi che ci ascoltano, di non aspettarsi nulla per gennaio. Se il Napoli fa operazioni, le fa in vista della prossima stagione, e in tal senso vi invito a restare collegati perché alle 14.30 parleremo proprio da Verona di un'operazione simile Rachmani che potremo ancora vedere. Andiamo al telefono, torniamo da un grande, possiamo dire anche amico di Radio Punto Nuovo, Pedro Pascugli. Grazie Pedro per essere con noi. Ciao, buon pomeriggio. Oggi giornata particolare, per scaramanzia non diciamo nulla, giornata particolare, punto, sì, e basta. Partita, una partita, sì. una partita di calcio, ecco. Ti sta piacendo però questa Argentina al mondiale? Ma sinceramente, allora se dobbiamo parlare calcisticamente non è che ha dimostrato tutto il suo valore, anche se io ritengo
devo essere sincero, come argentino è una delle nazionali, diciamo, non una delle migliori degli ultimi 10 anni, una nazionale normale, perché a parte Messi, che non possiamo aspettare che Messi possa risolvere sempre le partite o aspettare un lampo di Messi, perché ci sono giocatori, sì, come De Paul, che se dà l'anima in campo, Alvarez, però poi ci sono molti giocatori che stanno lasciando un po' desiderare, ecco. Non Lautaro ancora non ha fatto granché, cioè, ci sono tante piccole cose al centrocampo, manca un giocatore importante come lo Celso, e in difesa, cioè, per l'ultima partita il mister ha dovuto cambiare 2 difensori centrali. Meglio incontrare questa Croazia oppure il Brasile, che è stato eliminato proprio dalla Croazia in semifinale? Adesso dentro e fuori la Croazia è una squadra ben organizzata, giocatori di esperienza, giocatori che sanno giocare, che ti aspettano dietro, dopo in contropiedi ti possono fare male, quindi Brasile è un giocatore del possesso palla, giocatore tecnica individuale fortissima, diverso a questa Croazia è la forza e l'agonismo, il Brasile è il calcio, ecco. Ci scrive sul nostro gruppo Facebook Marco: ma a vedere questo Lautaro Martinez, Simeone avrebbe detto la sua nell'Argentina, troppo severo? Esagera? No, non è che è troppo severo, sicuramente Simeone, come stava andando lì, poteva anche stare in questo contesto qua, perché una punta centrale non ce l'ha realmente, poi come stava andando Simeone sta andando bene, quindi non poteva fare, sì, poteva dire la sua, ecco. Il rigore di Lautaro può averlo sbloccato un po' mentalmente, dato che in questo mondiale è apparso un po', appunto, come dicevo, bloccato sotto porta, poco freddo, poco lucido, un po' forse, non so, intimidito. Ma no, intimidito, normale, cioè Lautaro è un buon giocatore, diciamo, non è il battistuto della situazione. È un buon giocatore che fa, cioè, normale che in queste competizioni è così. Oggi spero che quel rigore che ha segnato, che l'abbia sbloccato per poter tenerlo pronto per le ultime 2 partite. Per salutarci, Pedro, anche prima, nella prima ora, abbiamo parlato con Fulvio Giuliani di come i media argentini si siano divertiti a sottolineare anche i comportamenti di Messi nell'ultima gara contro l'Olanda, un Messi maradoniano, abbiamo letto anche sui principali quotidiani albiceleste. Noti un Messi che effettivamente sta facendo un passo verso quella consacrazione da leader che in nazionale sembrava essergli sempre un po' mancata? Sì, Messi, guarda, allora non si possono fare paragoni con Maradona, che Maradona è il calcio, Maradona è stato il più grande, lo sarà sempre il più grande di tutti. Messi attualmente è il miglior giocatore del mondo, attualmente in questo calcio da adesso. Caratterialmente sono molto diversi, caratterialmente Diego era un leader, uno che trascinava la squadra, uno che stava lì presente quando c'era da discutere con l'arbitro. Cioè Messi non è che non, magari il carattere sono diversi, calcisticamente sono simili, però Diego, non si può dire, spero che possa dare. Messi ti può risolvere le partite come te lo risolveva Diego, però caratterialmente due caratteri diversi. Pedro, grazie mille davvero per essere stato con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie mille, buon pomeriggio a Pedro Pasculli. Allora, tra un paio di minuti apriremo anche la pagina poi dedicata anche un po' alle ultime di mercato, faremo anche una capatina in quello che si è concluso anche il ritiro Turchia. Ieri ne parlavamo per esempio con Manuel Guardasole, ma adesso ci faremo raccontare ulteriormente da chi è stato lì un po' come sono andati questi giorni e come potrebbero andare i prossimi. Però
però voglio chiedere a Giovanni Annunziata, che non è mai stato un grande fan di Lionel Messi, questo lo possiamo dire ad alta voce, l'hai detto anche tu, l'hai messo, hai fatto outing su questa cosa, non sei stato mai un grande fan di Messi, ma può essere il mondiale dove si mette un po' alle spalle anche tutti i fantasmi, perché a Napoli ormai si è generato la stessa spaccatura che si è generata a Buenos Aires nel confronto con Diego Armando Maradona? Non lo so, perché comunque per me resterà, anche se dovesse vincere Messi, comunque resterà prima Maradona e poi dopo di lui eventualmente Messi. Non so eventualmente un Pelé, perché non lo riesco a giudicare. Però secondo me c'è sempre prima Maradona per quello che è riuscito a fare fondamentalmente da solo, per il calcio di prima, perché il calcio di prima era un calcio fatto di calci veri e propri, dove i difensori avversari, i centrocampisti avversari ti distruggevano e gli era consentito farlo, i cartellini non volavano, i falli non venivano fischiati, quel calcio di prima era veramente differente. Oggi i difensori la maggior parte del tempo temporeggiano, perché al minimo intervento è sempre fallo. Non sto qui a dire se fosse più giusto prima oppure come si è tramutato oggi, però sicuramente oggi è più semplice per un calciatore riuscire ad incidere lì davanti. Però chiaramente non potrei mai e poi mai nella mia vita pensare di criticare uno come Lionel Messi, perché Messi, così come Maradona, così come Cristiano Ronaldo, Messi è il calcio. Messi rappresenta, quando tu pensi al calcio pensi chiaramente a uno come Messi, perché Messi ha scritto record su record, fondamentalmente gli manca soltanto il mondiale. Sì. Se riesce a portare a casa il mondiale, Messi ha fatto veramente di tutto nella sua carriera. Non mi aspetto che riesca a fare qualcosa come Maradona, ovvero partire da centrocampo, saltarli praticamente tutti ed entrare in porta con il pallone. Questa è una cosa che non riesco ad aspettarmi da Messi in una partita così importante. Vabbè, chiaramente oggi incide anche l'età, perché Messi, ricordiamolo, ha 35 anni, certo, va per i 36, non ha quelle doti atletiche per riuscire a fare cose di questo tipo, come invece ci poteva riuscire tranquillamente qualche anno fa. Però resta Leo Messi, che in una partita difficile come quella contro la Croazia, perché la Croazia è una squadra che è messa molto bene in campo, che a centrocampo fa girare bene palla, uno come Lionel Messi ti crea una giocata dal nulla, come è successo ai quarti di finale contro l'Olanda, quella palla clamorosa che ha dato a Molina. È un'altra cosa che può creare all'improvviso uno come Lionel Messi. Prima di andare in stop and go, interessanti le parole di Zlatan Ibrahimovic, le avevamo citate prima, però pubblicità e torniamo tra pochissimo. Al momento siamo secondi, ma soltanto al momento. Zlatan Ibrahimovic, la Gazzetta dello Sport, che parla anche del Napoli, della lotta a scudetto. Sì, sono una squadra forte, devo dire. Kvaratskhelia è il calciatore che mi ha impressionato più di tutti, però poi avverte: occhio alla Juventus che sta rientrando e l'Inter che è ancora in corsa. Sul suo Milan però noi ci siamo, in più quest'anno è stato particolare con la sosta invernale, il mondiale giocato nel mezzo, sarà un campionato più di condizione e meno di qualità, e per la mia lunga esperienza di vittorie dello scudetto so sempre che sarà decisiva la seconda parte della stagione. Un Ibrahimovic che avverte il Napoli, direi anche le altre che però perdono pezzi, perché anche come riferito praticamente dall'ultimo di Tutto Sport, c'è un po' di paura per le condizioni di Federico Chiesa, che durante l'allenamento di oggi si è accasciato a terra per qualche minuto a bordo campo per un colpo ricevuto, e si è temuto anche di una ricaduta per quello che è stato il ginocchio dell'ultimo periodo. Ha tentato di entrare in campo ma non c'è stato nulla da fare, quindi ha lasciato l'allenamento anzitempo. Ovviamente attendiamo ulteriori notizie, facciamo anche un grande in bocca al lupo nonostante tutto a Federico Chiesa, che però resta uno dei temibili rientranti della Juventus, che dovrebbe recuperare anche Paul Pogba per il 2023. Si fa male anche Belotti in casa Roma, un problema muscolare, quindi Roma che continua a perdere pezzi in vista della ripresa dopo aver perso difatti Karsdorp per il litigio interno
con Mourinho. Staremo a vedere effettivamente anche le altre cosa faranno nel 2023. Tra pochissimo, non ancora però, perché vedo Giovanni Annunziata pronto a tornare al telefono, e quindi tra pochissimo andiamo da Francesco Molaro, direttore di Teleclub Italia, per parlare anche un po' di come è stato il ritiro del Napoli. Ieri l'abbiamo un po' accennato con il collega Manuel Guardasole, e poi che torneremo a sentire anche nei prossimi giorni con Claudio Russo, ma è un Napoli che adesso starebbe già vedendo un pochettino quello che è il prossimo impegno di amichevole, 17 dicembre alle 20:45, ricordiamolo, contro il Villarreal. Intanto un ultimo anno di mercato abbastanza importante dall'Europa: il Chelsea praticamente preso un Kunku per la prossima stagione con un accordo da 70 milioni con il Lipsia, è un contratto fino al 2028, a raccontarlo è Nicolo Schira. Quindi attenzione anche alle altre Europa che si rinforzano sempre, fanno sempre molto sul serio sul mercato. Francesco Molaro, direttore, grazie mille per essere con noi. Eccoci qua, ciao ragazzi, un saluto a voi, un saluto ai radioascoltatori. È un momento particolare per il Napoli, che si interroga anche un po' su quello che bisognerà fare alla ripresa, perché intanto questi giorni in Turchia come l'hai ritrovato il Napoli? Sì. Molto bene, per quello che abbiamo potuto vedere nelle due amichevoli, una giornata anche di allenamento che abbiamo visto, poco purtroppo, però abbiamo visto un Napoli in palla, soprattutto Raspadori, penso che ne avrete parlato sicuramente, ma anche altri giocatori stanno secondo me molto bene, da rivedere qualcun altro forse che ancora deve rientrare in forma, un po' come Simeone, un po' come Kvara, ma credo che questo Napoli stia lavorando bene, e soprattutto ha lavorato bene in questo ritiro in Turchia, dove abbiamo visto Spalletti essere molto concentrato e soprattutto molto volitivo di fare questo di questo ritiro. Lui in conferenza ci ha detto proprio che era la sua idea quello di ripartire con un ritiro del genere. Ma da vicino che area si respira in casa Napoli? Guarda, si respira un'area tranquillissima. Ho visto il cosiddetto ufficio facce, se vogliamo usare questo termine, di grande serenità, di grande affiatamento, di grande gioia. Anche Spalletti era molto molto tranquillo, ha salutato i giornalisti napoletani che erano presenti là, ed eravamo in pochi, però comunque con grande cordialità. L'abbiamo visto sereno sia dopo la partita con l'Antalyaspor, che è stata veramente una sgambatura, anche se la squadra turca ci ha messo tutto l'impegno, perché volevano far bene, volevano farsi notare, e con il Crystal Palace, che è una squadra sicuramente di metà classifica in Inghilterra, ma che comunque ha fatto, come si suol dire, il proprio dovere. Farà il proprio dovere il Napoli contro l'Inter? Perché questa è la grande domanda che ci sta anche un po' asfissiando in vista della ripresa. Prima parlavamo con il professore Castellacci, che ci diceva su Rachmani, per esempio, uno dei rientranti. Sì, certo, non è andato in campo nelle ultime partite, strano possa farlo tra due settimane, poco più, però i tempi di recupero ci sono ancora. In tal senso sei ottimista? Guarda, Rachmani noi l'abbiamo visto proprio nella partita con il Crystal Palace, era diciamo in questa sorta di skybox dove ha visto la partita insieme a Demme, insieme ad altri giocatori anche del Crystal Palace, era tranquillo, molto sereno, non ha parlato, abbiamo provato a capire, anche perché i tifosi erano convinti insomma che il calciatore potesse giocare con l'Inter, e lui non ha detto di no, lui ha detto tranquillamente sto lavorando bene, sto bene, insomma, quindi massima tranquillità anche per lui. Io credo che possa giocare, vediamo se gioca con Villarreal, vediamo se gioca con Lille. È chiaro che il ragazzo ha dovuto fare un percorso, questo percorso credo che si stia, come dire, chiudendo, e adesso vediamo come reagirà. Io credo, sono convinto che possa essere titolare contro l'Inter. Argomento di giornata è quello dello scambio tra Napoli e Sampdoria, Zanoli, Berezinski. Tu che idea ti sei fatto? Berezinski sarebbe l'ideale anche per quanto riguarda l'esperienza come vice di Lorenzo? Allora, partiamo da una cosa. Spalletti in conferenza lo ha detto: noi stiamo benissimo così, non vogliamo cedere nessuno, non vogliamo prendere nessuno.
ha fatto capire che per ora non si muove niente, ha detto di Demme che se lui vuole veramente andare a giocare non c'è problema, lo lascerà andare, anche se poi diciamo De Laurentiis vorrebbe qualcosa, parliamo a livello economico, dalla Salernitana, perché poi c'era Morgan De Santis, l'abbiamo incrociato Morgan, lui ci ha fatto capire che De Laurentiis è una bottega comunque cara, dove abbiamo visto il ragazzo quasi dire ci possiamo sentire, ci sentiamo, forse perché veramente c'è qualche idea, perché secondo me Sirigu vuole giocare un po', però anche il problema alla schiena, questo problema è praticamente che ancora deve sistemare tra virgolette, però questa operazione potrebbe, attenzione, se è infortunato ritornerà fra due mesi, forse anche meno, quindi è un'operazione che bisognerebbe poi capire. Allora noi abbiamo ipotizzato anche un'idea, cioè Sirigu alla Salernitana e Sepe di nuovo al Napoli, però queste sono operazioni che poi dovrebbero essere definite da Giuntoli, non certo da noi. Abbiamo chiesto al 380 127 2000, ci salutiamo con questa considerazione Francesco, sì, ai tifosi, quale regalo vorrebbero scartare sotto l'albero del mercato? Quale regalo vorrebbe scartare il direttore Molaro? Io vorrei scartare, anche se poi li dovremo scartare dopo questi regali, è un risultato positivo a Milano e una bella vittoria con la Juve alla Maradona. Questi sono secondo me i regali che tutti i napoletani forse si aspettano. È chiaro che arriveranno dopo il 25 di dicembre, perché cominceremo a giocare dopo il 25 di dicembre, se parliamo insomma di un regalo diciamo piccolo di questo periodo. Poi è chiaro che il regalone sotto l'albero lo sapete qual è, ma io non ve lo dico. Ecco, immagino che poi sarà un regalo, speriamo, fuori stagione, mettiamola così. Francesco, grazie mille e buon lavoro, alla prossima. Alla prossima, ciao, grazie. Un abbraccio a Francesco Molaro, direttore di Teleclub Italia. 20 secondi e pagina dedicata al mercato, ma con un colpo che potrebbe replicarsi in vista della prossima stagione. Che potrebbe replicarsi per modalità è quello di Ilic, dal Verona al Napoli da gennaio, ma in vista della prossima stagione. Se non vi ricorda nulla, allora scavate un po' nella vostra memoria, perché nel 2020 il Napoli è riuscito a prendere così Rachmani, per poco non prendeva con le stesse modalità anche Kumbulla e Amrabat che tra le altre cose si sta leggendo anche un po' nell'ultimo periodo, sì, il grande rimpianto di mercato del Napoli, c'è da dire la Fiorentina ha pagato anche 20 milioni più bonus. Non so se hai visto lo sketch di Ibrahimovic nell'intervista. No, questo mi manca. Ha parlato di Amrabat, parlava dei giocatori che lo stavano sorprendendo, sì, in questo mondiale, e ha detto c'è un giocatore che mi sta piacendo tanto, non ricordo il nome, un giocatore del Marocco, come si chiama quello che gioca nella Fiorentina? Sì. Il solito Ibrahimovic che ovviamente fa, mettiamola così, tra mille virgolette, un po' di difficoltà a ricordare altri nomi che non siano il suo. Amrabat che però sta dimostrando di essere anche un po' il vero erede di Lucas Torreira, la Fiorentina, quindi anche un po' il calciatore che il Napoli era proprio ad un passo dal firmare proprio nel gennaio del 2020, però in ottica poi 2020-2021, insomma, è stato uno di quelle sliding doors che poi l'hanno portato, no, a vestire la maglia della Fiorentina, un primo anno, anche un primo anno e mezzo altamente deludente, poi il grande exploit con la maglia della Fiorentina quest'anno e poi con la nazionale marocchina. Tra un po' dovremmo tornare al telefono proprio per parlare però di Ilic, del ragazzo del Verona che in questo momento sta anche un po' attirando le mira del Napoli, che sta facendo una sorta di casting per il centrocampo della prossima stagione. È chiaro che bisogna anche un po' capire quali sono gli scenari legati al futuro di Piotr Zielinski, perché bisogna capire in primis se il polacco rinnova, visto che è in scadenza nel 2024, se rinnova quali cifre, se non rinnova, se va via proprio nella prossima estate, allora il Napoli, come giusto che sia, si sta iniziando anche un po' a premurare sul mercato. Il nome di Samardžić, il nome di Baldanzi, il nome di Ilic, anche se Ilic è visto anche come possibile vice Lobotka, insomma sono tante le chiavi che in questo momento sono da seguire, con Simone Antolini dell'Arena tra pochissimo, che raggiungeremo
al telefono. Vi ricordo sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, che potete anche scriverci al nostro gruppo Facebook punto Nuovo Sport Show, e che siamo anche ripetibili su Twitter ed Instagram all'account radio.nuovo, perché proprio prima avevamo chiesto anche un po' quali regali volevate scartare sotto l'albero del mercato. In tanti ci avete scritto il vice di Lorenzo, senza fare però nomi, il vice di Lorenzo, perché molti riconoscete, Luigi, anche Luca ci scrive, sì, vorremmo un Di Lorenzo, un vice di Lorenzo, insomma siete in tanti che ci avete segnalato una lacuna che in questo momento è rappresentata anche un po' dalla presenza di Zanoli. Ma vi chiedo, quante partite farebbe un vice di Lorenzo? È chiaro, voi potete anche rispondermi, sì, ma dipende anche però da un acciacco, da un imprevisto, qua ognuno di noi fa gli scongiuri, però siamo letteralmente sotto il cielo. Però torniamo sul mercato da Simone Antolini e l'Arena. Ciao Simone, grazie mille per essere con noi. No, grazie a voi, è sempre un piacere, buon pomeriggio. Dicevamo del anche un po' déjà vu, Napoli-Verona, asse che si scalda a gennaio, sì, ma in ottica per la prossima stagione, con il nome di Ilic che potrebbe seguire le stesse orme seguite invece da Rachmani? Sì, ti dico, è un'ipotesi concreta, perché comunque il Verona ha necessità di fare mercato di riparazione rapido, veloce, non ha più margine d'errore, ma deve portare a casa qualcosa. Se portare a casa qualcosa vuol dire promettere per ottenere qualcosa adesso, quindi parliamo di Ilic, però fare il mercato, ci dice il Verona, è un'ipotesi che noi abbiamo preso in considerazione, è una voce che muove, e devo dire la verità, non è la prima volta che se ne parla. Poi, sai, la vetrina, si è parlato di vetrina mondiale, non è stata una grandissima vetrina per Ilic, perché in quella Serbia non è stato protagonista, poi c'è stata una eliminazione repentina, però in prospettiva per il Verona è il giocatore sul quale puntare di più, la giovane età, il percorso, i margini di crescita, ed è su di lui che puoi puntare ad avere una plusvalenza importante. Ma oggi Ilic quanto vale? Ma guarda, io non credo alle cifre che poi sono state sparate di ritorno al mondiale, 25 milioni assolutamente, però su 15 milioni puoi ragionarci assolutamente, tenendo conto che poi chi va a parlare con il Verona sa benissimo che è una società che comunque deve tenere in considerazione operazioni di una certa portata, perché ogni anno deve vendere a tanto per poi accumulare denaro per fare il mercato, come ha fatto quest'anno. Io ti dico, noi eravamo rimasti sui 15, ci sono questi flussi, queste variazioni che anche i siti esperti di mercato continuano a dare, si era arrivato fino a 18 milioni. Ragionevolmente sì, sono quelle le cifre, insomma. Ma il Verona lascerebbe andare via Ilic già nel mese di gennaio, oppure serve trattenerlo per chiaramente centrare quella che resta l'obiettivo del Verona, ovvero la salvezza? Io credo che sia il senso della trattativa che può imporre questa cosa al Verona. Nel senso, se me lo dai subito ti do quello che vuoi, se me lo dai a luglio, esatto, ti do quello che vuoi meno 6, capisci benissimo che il Verona può prenderlo in considerazione. Io dico che questo Verona, nella condizione ancora non definitiva ma disperata, è una disperazione che nasce da questa posizione di classifica, deve sicuramente pensare di poter fare un sacrificio importante, come dicevamo prima, però in funzione di una campagna acquisti che deve essere rapida, soprattutto perché il 4 gennaio il Verona è che poi ha margini, ha 4 partite, ci metto dentro il Torino, la Cremonese, il Lecce, poi c'è anche l'Inter, nelle quali deve sicuramente dare un segnale di vitalità, cioè di dire io sono vivo, e per farlo il nuovo direttore sportivo Sogliano deve intervenire rapido, cioè non è un Verona di metà classifica che può anche valutare, pensare, vediamo quello, cioè, che accade. Simone, però due dubbi esistenziali, quasi amletici, su questo ragazzo me li riservo. Il primo legato al ruolo, perché lui, sì, con la Manchester City è partito addirittura come trequartista nella propria carriera, l'abbiamo visto fare anche il trequartista qualche volta col Verona, più mezzala e quindi più come possibile erede di Zielinski, o addirittura come vertice basso anche nei due di centrocampo come vice Lobotka. E poi, mentalmente è un calciatore che può tenere botta con una realtà come Napoli, perché quando è arrivato Rachmani lo si vedeva già ai tempi del Verona che era uno con cui andarci veramente in battaglia. Stesso dicasi per Amrabat, che alla fine sta rivenendo fuori per quello che avevamo visto. Facciamo un po' di difficoltà invece a rivedere queste doti magari in Ilic.
la certezza che la dimensione sarà diversa, perché passi eventualmente una squadra che quest'anno sta, metto il trattino, meritatamente il trattino, confermandosi squadra da tricolore. Lì mi verrebbe da dire: guarda, non ho la palla di vetro, lo scopriremo solo vivendo, perché hai fatto dei nomi e ne conosciamo, uno lo conoscete bene, che è anche lo stesso Jorginho, che era comunque stato un giocatore che sicuramente a Verona aveva fatto uno step in più rispetto a Ilic. Mi dicevi del ruolo: lui è un costruttore di gioco che si trova bene anche a interdire, quindi può essere mezzala e costruttore di gioco, però io lo vedo ancora un giocatore che deve farsi, ma per forza di cose. Allora capisci benissimo che la dimensione Verona ti dà dei tempi e delle responsabilità. Napoli non ti dà quei tempi, trovi una concorrenza completamente diversa, e citando certi giocatori, Rachman, hai visto quanto si è voluto, Amrabat lo abbiamo piacevolmente riscoperto al mondiale, è la storia di tanti giocatori, che poi è la differenza da divento campione, mi viene da dire, i campioni sono tanti, Jorginho ha dimostrato di essere, visto che parliamo di un giocatore che conosciamo tutti, all'altezza, e lì la differenza la fai proprio lì. Io ho sempre l'impressione che Ilic, facciamo finta che non stiamo parlando di mercato, che il Verona sta bene, avrebbe bisogno di una stagione da titolare della mediana del Verona, fatta bene, 34 presenze, 12 assist, 3 gol. Allora ti direi: sì, sono convinto che Napoli possa venire e giocarsi le sue carte. Magari mi sbaglio, però io vado su quello che vedo, naturalmente. Certo. Simone, un grande piacere averti qui a Radio.9 e buon lavoro. Ragazzi, al piacere mio, grazie, e buon Natale in anticipo, ma vale la pena farselo. Buon grazie Natale, a voi. Buon Natale a Simone Antolini, al quale ricambiamo i nostri auguri. 60 secondi e ultima fermata di Punto Nuovo Sport Show.